Il 21 gennaio è una data importante per la storia del movimento operaio perché segna la fine di un'epoca e l'inizio di un'era nuova, il 17° congresso del Partito Socialista che sancisce il 21 gennaio del 1921 la nascita del Partito Comunista d'Italia. Sono passati 100 anni e cercheremo di ripercorrere questo cammino lungo, doloroso, fatto di scissioni. Con Massimo Porta cercheremo di ricostruire qual era il clima che si respirava in quel 1921 e quali furono le cause che portarono a questa dolorosa scissione. E tu mi chiedi del clima. Come sempre io leggo e rileggo perché è giusto attenersi ai documenti della storia e quindi ai documenti rigorosamente scientifici, direbbero gli storici. Il clima nel paese è un clima turbolento, abbiamo una ascesa politica del proletariato attraverso una importante organizzazione legata al movimento sindacale, che all'epoca era prevalentemente quello della CGIL, di estrazione socialista, perché a sinistra c'era solo il Partito Socialista Italiano, e sul versante politico assistiamo, pur se nella diversità delle posizioni, un'ascesa, una crescita del movimento socialista, soprattutto nelle realtà locali, attraverso maggioranza acquisita in molti comuni, particolarmente del nord Italia, attraverso la nascita delle leghe operaie e contadine, abbiamo anche detto del movimento sindacale, attraverso la nascita di tantissime cooperative spesso di consumo, che insieme, attraverso anche le case del popolo, attraverso i circoli culturali di matrice socialista, che insieme, come più di una volta hanno detto i leaders del riformismo socialista, hanno costituiscono in quel periodo una rete comunque importante, una trincea di difesa di alcuni valori certamente legati alla difesa degli interessi delle classi lavoratrici. A fronte di una borghesia agraria, di una borghesia industriale nel nord e di un'antica borghesia sostanzialmente feudale nel sud, che è preoccupata per l'avanzare delle classi operaie e contadine, e per l'organizzazione politica che viene rappresentata da essa. Però all'interno del movimento socialista, soprattutto dopo il 1917, anno in cui sappiamo benissimo in Russia, poi Unione Sovietica, si afferma la rivoluzione d'ottobre con l'impronta leniniana, leninista molto forte, si accende all'interno del movimento socialista un dibattito che dà vita a varie posizioni. Abbiamo la posizione storica dei riformisti, del riformismo socialista, capeggiato principalmente da Filippo Turati, ma anche da Treves, da Prampolini, da tanti sindaci del nord Italia particolarmente, che difende quelle che saranno poi le posizioni storiche della socialdemocrazia europea, cioè il gradualismo, le riforme sociali, nell'ambito della difesa però della democrazia che poi i comunisti chiameranno borghese, della democrazia parlamentare, con le regole quindi del parlamentarismo, del pluripartitismo, in sostanza con l'accettazione del metodo democratico
del pluralismo dei partiti e dei movimenti politici organizzati. Poi abbiamo una posizione più di sinistra, che è quella massimalista, cioè del programma massimo rispetto a quello minimo dei minimalisti, meglio conosciuti come riformisti, gradualisti. E di questa posizione massimalista, che è centrale rispetto a quella nuova comunista, fa parte, visto che parliamo da Caltagirone, il nostro concittadino Arturo Vella, che svolge un ruolo pontiere, se vogliamo, di dialogo fra riformisti e massimalisti, ma che però ha un ruolo di primo piano, nell'ambito del massimalismo socialista, che chiede l'attuazione del programma massimo, che chiede quindi l'accelerazione rispetto ad una rivoluzione socialista da costruire, dando i pieni poteri alla classe operaia. E poi abbiamo una nuova posizione, che è quella che darà vita alla scissione. È una posizione comunista, nuova, che nasce sull'onda del successo russo-sovietico del 1917, e che quindi si rifà in maniera sostanzialmente ortodossa alle posizioni del neocomunismo sovietico. E questo gruppo, dove emerge la figura di Antonio Gramsci, la figura certamente carismatica, prestigiosa, ma anche quella di Bordiga, che svolgerà un ruolo di primo piano nella primissima fase, nonché quella di Umberto Terracini, che poi peraltro sarà il primo presidente dell'Assemblea Costituente dopo la creazione della Repubblica Italiana, che agiteranno certamente il dibattito interno e che daranno vita a questa frazione, e che il 21 gennaio, ultimo giorno del 17° congresso socialista di Livorno, che si tiene al Teatro Goldoni, abbandoneranno per protesta il congresso e daranno vita in altro teatro, il Teatro San Marco, al Partito Comunista d'Italia. Perché così, questa è la prima denominazione, perché sezione dell'Internazionale Comunista, che aveva sede a Mosca. E quindi cosa chiedevano sostanzialmente i comunisti di Gramsci, di Bordiga e di Terracini per evitare la scissione? Chiedevano tout court la espulsione del gruppo riformista. I massimalisti, fra cui ripetiamo Arturo Vella, pur non avendo spesso buoni rapporti con i riformisti, si oppongono a questa sollecitazione che proviene da parte comunista, e si oppongono per vari motivi. Il primo motivo è quello obiettivamente tattico, della paura di essere poi sorpassati nella maggioranza interna dalla frazione comunista, forte di questo entusiasmo all'insegna del motto "fare come in Russia", che serpeggiò nel proletariato europeo, non solo italiano, e quindi nel movimento operaio anche italiano. Il secondo motivo è quello che, come in parte abbiamo detto, al riformismo italiano, e quindi alla guida carismatica di Turati, di Treves, di Prampolini e di tantissimi altri leaders comunque carismatici, era legata la rete delle leghe, delle cooperative, dei sindaci socialisti, dei sindacati, che quindi costituiscono, perdono, lo zoccolo duro del movimento socialista. E la paura di perdere questo importante spezzone fa sì che i massimalisti anche si oppongono a questa, sotto certi aspetti, imposizione non tanto sovietica quanto comunista italiana. Cosa difese la frazione socialista, che poi difende il nome, il simbolo del Partito Socialista al congresso? Non possiamo non citare Filippo Turati. Filippo
Filippo Turati, che fu con Andrea Costa di fatto il padre, il fondatore del Partito Socialista Italiano a Genova nel 1892, avvocato milanese, figura di grande spessore morale, che poi fu costretto all'esilio durante il fascismo a Parigi, e fu proprio Sandro Pertini a portarlo dalla Corsica alla Francia attraverso un viaggio itinerario Grande sfida. coraggioso. Filippo Turati difende la posizione socialista, socialdemocratica, riformista del gradualismo e soprattutto difende le conquiste che erano state realizzate, perché dobbiamo considerare che questa presenza non è stata una presenza retorica, effimera, inconcludente, inutile. Indubbiamente la grande presenza del Movimento Socialista ha consentito alle classi lavoratrici di conoscere una posizione sociale comunque di riscatto, comunque di riconoscimento dei propri elementi. Impensierito, continuava ad impensierire buona parte della borghesia reazionaria e del capitalismo nel nostro paese. E lui si oppone alla violenza perché sostiene che la violenza deve essere propria del capitalismo, non può essere del socialismo. Sto leggendo parzialmente un passaggio del suo intervento a Livorno e quindi respinge qualsiasi tipo di rottura, qualsiasi tipo di frattura. Ho qui davanti appunto l'integrale intervento di Filippo Turati a Livorno, che molti hanno definito profetico, una profezia laica, perché lui anticipa alcune cose obiettivamente. Innanzitutto, rivolgendosi alla frazione comunista, lui dice: un domani le vostre affermazioni di oggi saranno da voi stessi abbandonate, perché tornerete sulle posizioni gradualiste e riformiste dalle quali sostanzialmente eravate partiti. E poi dice: attenzione, perché così facendo, in un altro passaggio successivo, diventerete lo strumento di un imperialismo eminentemente orientale che nulla ha a che vedere con le posizioni genuine del movimento dei lavoratori. A me sembra un po' profetico questo altro passaggio. E poi lui sottolinea, lo abbiamo detto, l'importanza delle conquiste che sono state comunque ottenute attraverso una grande rete, una grande gestione sociale, dei sindacati, delle cooperative, dei poteri comunali che sono stati conquistati democraticamente, dell'azione parlamentare, della cultura. Tutto questo, secondo Turati, è la migliore ricetta del socialismo. E quindi un accorato appello affinché non possano impiantarsi in Italia i soviet, che nulla hanno a che vedere con la realtà nazionale. E quindi dice: voi un domani, ripercorrendo quello che sostanzialmente diceva in un passaggio precedente, voi un domani ripercorrete completamente la nostra via, che attualmente voi definite, ahimè, la via dei social traditori. E dovete farlo perché capirete che quella è l'unica via del socialismo democratico e che quello è il solo nucleo vitale per il movimento operaio e dei lavoratori. Ci sono state varie convergenze, autocritiche importanti, a cominciare a quella di Umberto Terracini, un esponente politico che ho sempre stimato tantissimo e rispettato, il quale disse: noi a Livorno sbagliamo, perché dovevamo comunque mantenere l'unità. Io credo che quella scissione abbia favorito il fascismo, perché comunque indebolì e divise il movimento operaio in un momento in cui invece l'unità era importante per poter, insieme alle forze più illuminate della borghesia e del liberalismo,
frenare quell'ascesa, quella fascista che era invece caldeggiata dagli agrari del nord e dal capitalismo più reazionario. E quindi credo che sia stata una scissione sbagliata, pur rispettando una grande storia, quella del Partito Comunista Italiano, nella quale soprattutto io rispetto la genuina passione, la militanza attiva e impegnata di milioni di lavoratori, di giovani, di studenti, di intellettuali, che però hanno, dal mio punto di vista, dal punto di vista socialista, creduto ad una prospettiva sbagliata, che naturalmente ha impedito la nascita in Italia di una grande forza socialista, consentitemi, socialdemocratica europea, che probabilmente avrebbe dato alla politica italiana, evitando il fascismo, una rotta diversa, come è avvenuto in tanti altri paesi d'Europa. Siamo con Claudio Grosso, storico dirigente del Partito Comunista locale e siciliano. Il punto di vista dell'ala comunista al 17° congresso del Partito Socialista che sancì la rottura e la nascita del Partito Comunista d'Italia. 100 anni fa, due gruppi sostanzialmente, quelli dei napoletani guidati da Amedeo Bordiga e quelli dei torinesi guidati da Antonio Gramsci, si staccavano dal congresso del Partito Socialista e a Teatro San Marco, un teatro anche un po' diroccato, fondavano il Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano nasce come Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista, perché aderisce immediatamente alla Terza Internazionale. La rottura infatti nasce sostanzialmente dai fatti nuovi che si erano determinati nel mondo in conseguenza della rivoluzione d'ottobre, quindi della presa del potere da parte del partito bolscevico guidato da Lenin e da Trotsky. La pace che aveva prodotto la pace separata con la Germania e quindi per il popolo russo la fine della guerra, mentre ancora per un anno la guerra sarebbe andata avanti in Italia, e successivamente alla fine della prima guerra mondiale c'è stato il cosiddetto biennio rosso del 19 e 20 di forte insorgenza operaia, molte volte guidata proprio dai socialisti dell'Ordine Nuovo che si riunivano attorno a Gramsci a Torino. Quindi si creava, era già in atto un processo politico che poi definiremo storico, che avrebbe portato alla scissione, della parte comunista dal Partito Socialista Italiano. Sostanzialmente la parte comunista riteneva che bisognava, accentuare la soggettività delle masse popolari e dei gruppi dirigenti, diciamo del Partito Socialista, affinché si creassero in Italia le condizioni per un nuovo ordine sociale e politico. Mentre la parte, diciamo, socialista riteneva, pur partendo sempre culturalmente dallo stesso ceppo marxista, riteneva che comunque la crisi e le contraddizioni del capitalismo e la crisi conseguente avrebbero portato di fatto come dire, al crollo del capitalismo e all'insorgenza di una nuova organizzazione dello Stato e della società. Naturalmente, sia Gramsci che Bordiga preferirono la soggettività, cioè preferirono un punto, come dire, filosofico. Il Partito Comunista nasce come un elemento dell'accentuazione della soggettività individuale e collettiva come motore della storia. Questo è il dato di fatto. Loro pensano in quel momento che possono cambiare il corso della storia mettendo in piedi una nuova organizzazione politica che chiami le masse a un nuovo protagonismo politico. Poi anche il gruppo che dà vita al Partito Comunista d'Italia, che poi si chiamerà Partito Comunista Italiano dopo le tesi di Lione,
si dividerà a sua volta, perché il primo segretario del Partito Comunista d'Italia non sarà Antonio Gramsci, ma sarà Amedeo Bordiga, che aveva una visione piuttosto, come dire, giacobina della politica, nel senso che lui pensava che prima si prendeva il controllo dello Stato e delle leve del potere e poi si trasformava la società. Gramsci la pensava in maniera opposta, che l'acquisizione del potere politico poteva avvenire attraverso un'emancipazione progressiva e quindi un inserimento dei comunisti in tutti quei luoghi dove si determinava il consenso, quindi il sindacato, le organizzazioni di massa, eccetera. Quindi, da questa diversità di vedute poi nascerà, che sarà sancita dal congresso di Lione del 26, e a quel punto si affermerà definitivamente il gruppo dirigente attorno a Gramsci. E aggiungo una cosa singolare, che un nostro concittadino, Giambattista Fanales, che allora era in carcere perché comunista, partecipò, pur essendo la corrente bordighiana, come dire, consolidata, maggioritaria, sì, maggioritaria fino al congresso di Lione, e consolidata soprattutto nelle aree meridionali del paese. La cosa sorprendente è che Titta Fanales dal carcere aderisce alle tesi di Gramsci, quindi ha il coraggio di stare in minoranza perché, per coerenza con le sue idee, preferisce, è più convinto della posizione di Gramsci, ed è singolare che così in un'area abbastanza marginale le idee di Gramsci avevano funzionato e avevano creato questo consenso in questa figura di grande dirigente comunista, di parlamentare e anche di medico del popolo, che è stato Titta Fanales. La visione gramsciana di questa crisi torna di grande attualità, proprio parlando del populismo che imperava nel 1920 e del populismo che continua ad imperare oggi. Quindi l'analisi che faceva Gramsci sul depauperamento delle classi medie e la nascita del populismo, allora possiamo fare un confronto con oggi? Beh, insomma, le condizioni sono abbastanza diverse. Ci sono due cose che credo siano abbastanza somiglianti. La prima è la rabbia dei ceti popolari e soprattutto dei ceti medi, che è tipica, che è stata tipica in Italia sia alla fine della Prima Guerra Mondiale, sia dopo la crisi nel mondo occidentale, dopo la crisi finanziaria del 2008, 2012, 2013, che ha registrato un grande impoverimento, diciamo, non solo della parte più debole della società, ma anche di quei ceti medi, operosi, che ritenevano di avere raggiunto già uno stato di consolidato benessere, insomma. Quindi questi sono due fattori, però c'è una grande differenza, che oggi noi in Italia non abbiamo quella che si dice una classe dirigente. Cos'è una classe dirigente? La classe dirigente è un insieme di personalità che nel mondo della politica, dell'industria, dell'economia, dell'università, del sapere, del sindacato, del giornalismo, nella cultura, eccetera, assumono come primo punto di vista il bene collettivo, l'interesse nazionale, e questa diventa la classe dirigente, perché mette al primo posto l'interesse nazionale, perché la classe dirigente, come diceva Gramsci, poi produce idee, produce senso comune, e quindi il senso comune può essere anche, come dire, un senso comune negativo, come abbiamo visto, si possono diffondere idee negative che camminano soprattutto attraverso la rabbia delle persone, come abbiamo visto negli Stati Uniti qualche giorno fa, che può dar luogo anche a forme di giaccherie, di proteste incontrollate, eccetera, eccetera. Quindi il populismo, come dire, è una malattia che è sempre in agguato, che qualche demagogo può utilizzare, soprattutto nei momenti di grande difficoltà economica e anche di senso, di prospettiva. La classe dirigente serve a definire una prospettiva
per i cittadini. Quando manca questa cosa, questo soggetto, manca la possibilità, e quindi il populismo, non avendo i cittadini, i ceti intermedi, le forze, tutte le forze su cui, per cui si articola una società, non avendo un senso della loro prospettiva, della loro vita, si arrabbiano e cadono in balia delle forme del populismo. È difficile ricostruire in pochi minuti 100 anni di storia del Partito Comunista, ma come siamo passati dal Partito Comunista d'Italia al Partito Comunista, alla svolta di Salerno, per arrivare a quel drammatico 1991? Allora, il Partito Comunista Italiano ha un inizio nel 21 e una fine nel 91, come hai detto tu, che dura 70 anni. Al 70° anno non ci sarà più il simbolo del Partito Comunista nelle competizioni elettorali. Del Partito Comunista autentico, poi ci saranno varie forme spurie, ma quelle non hanno fatto la storia d'Italia. La svolta di Salerno, secondo me, per me, dal mio punto di vista di comunista italiano, è il punto di nascita del partito che abbiamo conosciuto dopo, perché è il partito vero, perché i partiti poi cominciano a esprimersi quando hanno la libertà di poterlo fare. E dal 22 al 43 in Italia il regime fascista ha impedito ai partiti di potersi esprimere, non solo a quello comunista, a quello socialista, al Partito d'Azione, al Partito Cattolico, al Partito Popolare fondato da Sturzo. Quindi a quel punto con Togliatti si ha una svolta che intanto è una svolta di concretezza politica, cioè a dire discuteremo dopo del regime dello Stato, del sistema monarchia o repubblica. Intanto liberiamo l'Italia dai nazisti e dai fascisti, arriviamo alla pace, alla fine della guerra, arriviamo alla pace, dopodiché discuteremo del nuovo assetto statuale del paese. E così, per fortuna, perché più o meno erano bloccati da quasi un anno sulla questione della pregiudiziale istituzionale, cioè monarchia o repubblica. Anche le forze, che poi era stata ribadita dal congresso del Comitato di Liberazione Nazionale di Bari, quindi c'era una situazione di stallo. Croce e De Nicola avevano previsto, parlando con il re, della possibilità di nominare il luogotenente. Il re aveva chiesto che questo avvenisse, poteva avvenire, accettava questa cosa soltanto quando si liberava Roma, ma comunque si perdeva tempo e l'Italia non poteva perdere tempo. Grazie alla svolta di Togliatti prende un'accelerazione anche tutto il movimento della resistenza al nord. Quindi si cominciano a liberare le città, si apre un fronte che preoccupa i tedeschi, per cui i tedeschi a questo punto sono circondati dal punto di vista militare da un insieme di situazioni, per cui dal sud ci sono le armate anglo-americane, a est c'è l'Unione Sovietica che sta arrivando verso Berlino e c'è stato lo sbarco in Normandia, quindi sostanzialmente la situazione evolve positivamente per le forze democratiche. Togliatti dà un'accelerazione, poi Togliatti fa un'altra cosa molto importante negli anni successivi. Per questo considero quella svolta e la venuta di Togliatti in Italia un momento importante. Rinnova radicalmente il partito, cioè posizioni importanti nel Partito Comunista Italiano vengono affidate a delle persone giovanissime. Pensa a Ingrao, che diventa direttore dell'unità, lo stesso Amendola, che assume posizioni importanti, tanti dirigenti giovani, Terracini, vabbè, presidente della Costituente, che firma la Costituzione. Quindi c'è un profondo rinnovamento e un radicamento del Partito Comunista nella storia d'Italia. Qual è l'eredità che lascia il Partito Comunista ad oggi nella politica italiana? Il Partito Comunista ci ha abituato tutti ad essere, come dire, liberi, anche noi. Anche io e tu, quando abbiamo fatto politica,
potevamo avere posizioni diverse e andare assieme a mangiare una pizza. Perché questa era la nostra forza sostanzialmente. Cosa abbiamo avuto negli anni? Certo, per noi ha coinciso anche con gli anni della nostra giovinezza, quindi c'è anche un elemento di nostalgia per quella politica e per quell'età. Essere comunisti per noi, secondo me, dal mio punto di vista, ha significato avere un nostro punto di vista sulle cose. Noi siamo stati abituati a ragionare sulle cose, siamo stati abituati a anteporre l'interesse generale rispetto all'interesse particolare anche di partito. Abbiamo, come dire, io uso questo termine, abbiamo dato una qualità diversa alla democrazia. Cioè la partecipazione dei cittadini anche nelle cose minuscole. C'è un bellissimo episodio in un film di scuola, C'eravamo tanto amati, in cui si vede che c'è un percorso di democrazia dal basso per l'iscrizione dei figli alle scuole materne. E si vede che c'è la democrazia che si organizza, cioè quelle famiglie che si mettono d'accordo su come procedere in questa per l'iscrizione del. Faccio questo esempio che è banale per dire. C'è stata negli anni 70, quando è andata a maturazione completa l'esperienza dell'originale comunismo italiano, questa esperienza è stata questa: una grande partecipazione, una grande consapevolezza, un grande senso dello Stato e delle istituzioni, ma anche un grande senso della parte nella quale stavamo. Noi siamo stati sempre dalla parte di quelli che hanno dei più deboli. Poi, se volessimo aggiungere un altro punto, come dire, di svolta, davvero di svolta della storia del Partito Comunista Italiano, io direi l'autunno del 73, quando Berlinguer scrive i tre articoli su Rinascita, detti del compromesso storico. E là comincia un percorso che poi finirà il 16 marzo del 1978 col rapimento di Moro e poi con la sua uccisione. Un vecchio dirigente, un bravo dirigente comunista, un vecchio compagno, ora vecchio perché ha più di 90 anni, i comunisti italiani hanno questa caratteristica, che sono tutti molto longevi. Diceva che l'attentato di Berlinguer in Bulgaria del 73 il sequestro e poi l'assassinio di Moro sono legati perché tutti e due sono i protagonisti di un processo politico che avrebbe portato l'Italia ad una prima fase di riconoscimento reciproco fra le due forze politiche che più si sono combattute dal 47, dal 48 in poi, e poi avrebbe portato a un sistema, come dire, dell'alternanza, cioè in cui queste due forze sarebbero state a capo di schieramenti politici contendendosi la possibilità del governo. Ricordo, per chiudere questa parte, che Kissinger, il Dipartimento di Stato americano, considerava Berlinguer pericolosissimo perché era veramente democratico. Per loro era una cosa sconvolgente, dice: questo romperà gli equilibri della guerra fredda. E se ci ricordiamo, i rapporti fra Berlinguer e Olof Palme, i rapporti fra Berlinguer e Willy Brandt stavano costruendo un tessuto di relazioni che era protezione di questo disegno che stavano condividendo con Moro e con un pezzo importante della democrazia cristiana. E forse anche l'omicidio di Piersanti Mattarella è legato a quella ipotesi di rinnovamento della vita politica italiana. Parlando d'Europa e rigettando un po' lo sguardo a quel 1921, dove il punto politico era anche una visione internazionale legata anche ad una visione ampia dell'Europa, oggi al Parlamento europeo abbiamo un gruppo socialista teoricamente unificato, ma il movimento socialista è forse ai minimi storici. Qual è la causa di questa crisi e perché non si riesce più a parlare a questi ceti bisognosi? Allora, intanto c'è un problema di consenso di tutte le forze che storicamente si sono richiamate al movimento operaio.
c'è un problema di consenso che è legato al fatto che noi abbiamo perso, cioè hanno vinto i capitalisti. Warren Buffett, che è considerato uno degli uomini più ricchi del mondo, ha detto che negli ultimi 30 anni c'è stata la guerra, la lotta di classe, e l'abbiamo vinta noi ricchi. Perché? Perché si è scatenato, come dire, un sistema di informazione, anche talvolta di manipolazione, di deformazione dei fatti, per cui e di modelli di vita che si sono affermati, che ha retrocesso alcune istanze che erano le istanze tipiche che hanno, diciamo, che hanno segnato gli anni che vanno dal 45 al 75-80, che erano gli anni del rispetto della socialità, della prevalenza degli interessi collettivi rispetto agli interessi individuali e particolari. Tutto questo ha prodotto certamente un impoverimento delle famiglie socialiste. Le famiglie socialiste ormai sono ridotte a poca cosa. Nella stessa Germania, dove c'era un forte partito socialdemocratico, oggi il partito socialdemocratico è la terza forza. Perché, e forse è questo il senso della tua domanda, non sono riusciti a cogliere un elemento di novità politica che interveniva, che era l'elemento ambientalistico. Cioè, i Verdi oggi in Germania sono la seconda forza, quindi significa che in alcuni paesi, soprattutto nei paesi europei, i partiti, diciamo, di tradizione socialista non sono riusciti a interpretare profondamente quello che stava succedendo anche nei figli di coloro che erano stati militanti o dirigenti di questi partiti. Quindi oggi purtroppo, infatti oggi nel Parlamento europeo mi pare che si chiami gruppo parlamentare socialista e democratico, il gruppo a cui fanno riferimento, diciamo, tutti quelli di sinistra. È una situazione abbastanza difficile. Oggi secondo me torna la centralità della questione sociale, ma torna la centralità della questione sociale assieme alla questione ambientale. Se le forze della cosiddetta sinistra non riescono a coniugare questi due elementi, non ci sarà, secondo me non ci sarà futuro per le forze di sinistra, che non possono dirsi tali se non sono ambientaliste, secondo me. Il capitalismo, schematizzando al massimo, pensa di sfruttare la natura, le risorse naturali per un arricchimento individuale. Da un lato il vecchio comunismo, mi riferisco a quello di matrice sovietica, pensava di sfruttare la natura per riportarla ad una redistribuzione equa fra le fasce proletarie. Ma questi due modelli hanno ancora un senso oggi? Ma il modello sovietico ha perso senso subito, si è capito che ha perso senso subito dopo la guerra, perché non c'è questa, rispetto all'enunciazione, la realtà che si sviluppava era diversa. C'era un impoverimento progressivo della popolazione, anche legati a elementi internazionali, cioè guerra fredda eccetera, e anche al fatto che l'isolamento progressivo, diciamo, del blocco cosiddetto sovietico dal punto di vista della introduzione di tecnologie, di acquisizione di tecnici eccetera, tutto questo impoveriva la possibilità di sviluppo economico. Il capitalismo occidentale ha sfruttato la natura, basta vedere gli studi che ormai sono pubblici, l'impronta ecologica si impenna a partire dalla metà degli anni 70, cioè a mano che si avvia un modello di sviluppo economico e di comportamento sociale che non tiene più conto di certe cose. Quindi i due blocchi, diciamo, ideologici, il capitalismo e il socialismo sovietico, dal punto di vista ambientale hanno fallito. Vorrei ricordare a questo proposito che c'è una cosa che spesso è trascurata nell'elaborazione del Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano nel 1977 tiene un convegno a Teatro Eliseo, passato, diciamo, sbrigativamente come
il convegno dell'austerità. Mi ricordo i titoli di alcuni giornali: i comunisti vogliono impoverire tutti. In effetti, Berlinguer in quella impostazione riprendeva un concetto espresso dal Club di Roma, che diceva, quello che si intitolava, è un rapporto del Club di Roma di Aurelio Peccei, diretto da Aurelio Peccei, che diceva, che si intitolava I limiti dello sviluppo. Cioè nel 71-73 un gruppo di fisici aveva detto, se andiamo avanti così non ci arriviamo. Berlinguer, consapevole di questa cosa, chiama il partito che aveva vinto le elezioni un anno prima. Quindi sa che rischia di perdere consenso, ma sa anche che il dovere di un dirigente comunista, in questo caso italiano, e il dirigente è la responsabilità della classe dirigente di dire come rischiamo di fare andare le cose se non interveniamo in tempo. Quindi quella è stata una cosa che è stata non solo derisa, ma sottovalutata abbondantemente anche dentro il Partito Comunista. Però andare avanti per quelle intuizioni probabilmente oggi ci avrebbe messo nelle condizioni di avere ancora quella forza che progressivamente come comunisti invece in Italia abbiamo perso, tant'è vero che poi abbiamo inseguito, ci siamo sbiaditi al punto che non c'è più neanche il nome sinistra in un partito che raccoglie ancora i voti di tanti che votavano comunista. Quindi concludendo un po' questo ricordo di questi 100 anni dalla nascita del Partito Comunista, quindi l'evoluzione logica di quel comunismo e l'ambientalismo? No, io dico che l'evoluzione logica della storia dei comunisti italiani è coniugare quella cosa che ci ha distinto negli anni 50, 60, 70, 80, che era la presa in carico della questione sociale con grande energia, con grande forza. Oggi, per come dire, riprendere vigore nella società, noi dovremmo, la sinistra deve coniugare questa capacità di farsi carico della questione sociale nei termini nuovi in cui questa si presenta, assieme alla questione ambientale, perché queste due questioni non possono essere separate. Quando tu pensi la politica, la devi pensare dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale, perché altrimenti c'hai l'Ilva di Taranto, c'hai il conflitto tra lavoro e ambiente. E invece se tu la pensi a partire dall'ambiente, il lavoro diventa, come dire, coerente. Tutta la questione legata ai diritti del lavoro diventa coerente con una visione ambientalista. Quindi per me l'unica cosa che vedo oggi è questa, insomma, non credo che ci siano tante altre possibilità. Tra l'altro ormai tutti sappiamo che i virus o tutte queste cose che ci stanno impedendo anche di vivere serenamente e che ci stanno anche togliendo un'idea di futuro, le condizioni nelle quali siamo costretti a vivere in questi giorni. Questi virus nascono da un oltraggio, diciamo, dell'uomo verso l'ambiente. Concludo dicendo che l'esperienza, io non ho nostalgia, però ho consapevolezza che abbiamo perso un pezzo importante della nostra vita e della storia d'Italia, è una cosa che poteva restare per le generazioni future. Non è riproducibile il Partito Comunista Italiano così come l'abbiamo conosciuto, perché non è riproducibile una massa enorme di operai, contadini, intellettuali, scienziati, giornalisti, scrittori, eccetera, che riescono a fare politica anteponendo l'interesse generale all'interesse particolare. Cioè tutti questi hanno sempre manifestato un assoluto disinteresse per la loro condizione personale. Noi, io e tu, abbiamo conosciuto tante persone che, pur essendo stati parlamentari, tanti ruoli importanti nella vita, hanno poi trascorso l'ultima parte in maniera molto modesta e abbastanza, come dire, e sempre come militanti. Penso a Franco Pezzino, per non parlare di Tito Fanales, ma di tanti altri compagni che hanno contribuito a migliorare le condizioni
dei lavoratori, dei ceti deboli, delle masse popolari, eppure sono rimasti per tutta la vita quelli che erano. Ne abbiamo perso uno in questi giorni, che è Emanuele Macaluso, che tra l'altro è stato un amico dei comunisti catanesi, dei comunisti di Caltagirone in particolare, per le tante volte che è venuto a darci mano d'aiuto nei momenti difficili. Lasciamo al giudizio ormai degli storici questi 100 anni del Partito Comunista Italiano.